Si inizia allora ad orchestrare, c'è Pengos, blocco alto da parte di Brandon Davis che riceve proprio dal play e inaugura bene questo quarto periodo l'ex Barcellona, che è entrato proprio nel roster dell'Olimpia Milano proprio per mettere personalità, punti e fisicità dove serve, ovvero nella massima competizione continentale per club. Si mette in visione Zipser, Winston preferisce ritrovare la giusta spaziatura per attaccare Deshaun Thomas e poi dalla media distanza Gillespie ne esce una semimattonata, conclusione molto molto lunga, 66-65. Pengos cercando di circunnavigare proprio Winston, l'alzata per Brandon Davis che non realizza ma subisce il fallo. Far giocare meglio lui e tutta la squadra, e Ettore Messina aveva dimostrato come nelle ultime uscite da questo punto di vista abbia visto sicuramente qualcosa di meglio. Intanto un po' di ciclette per Andrea Sobst, che però avevamo visto dolorante, credo sia legato proprio a quel contatto che c'era stato con Heinz in uno dei suoi giochi potenziali da tre punti, poi trasformato in gioco da tre punti, mentre Brandon Davis firma il controsorpasso dell'Olimpia Milano 6-7-6-6 e si complica chiaramente la gestione delle forze in casa Bayern qualora venisse confermato questo problema fisico per come vedete però non c'è problema per il veterano Vladimir Lucic, che colpisce dalla distanza così come aveva fatto contro la Virtus Bologna nelle prime tre giornate, ha tirato quasi col 67% da tre Lucic, e qui ci conferma il motivo Brandon Davis cadendo indietro. Che energia di Deshaun Thomas, che qui fa valere la regola dell'ex firmando due punti di rara importanza che valgono il pareggio a quota 69. Winston col fallo subito da parte di Brandon Davis, avevamo avuto pochi istanti fa, sono suffragate dalle immagini, ovvero che Andrea Sobst sta cercando di valutare l'entità del suo problema fisico, era anche a colloquio come avevamo visto con lo staff medico. Un possesso pieno di vantaggio per il Bayern, al di là delle difficoltà, delle assenze, né Bayern Monaco né Olimpia possono più guardarsi indietro. Pengos fuori per Brandon Davis che si alza, gran canestro di Brandon Davis per il nuovo meno uno dell'Olimpia, 13° e 14° punto da parte dell'ex Philadelphia, e nono assist da parte di Pengos. A proposito di capacità di orchestrare la manovra, fallo in attacco qui del Bayern di Monaco, giocatore, ma non è un mistero, non lo scopriamo certo questa sera, che ha già dimostrato chiaramente con i suoi strappi di poter essere un problema. Ancora Davis che prova a sfruttare l'onda lunga recente, può correre il Bayern con Winston che finta di andare verso canestro, poi si affida proprio verso Yaramaz, su di lui c'è Devon Hall, sale per il blocco Gillespie che poi prova a rollare verso il canestro, ma Yaramaz col polleggio incrociato su Brandon Davis, lo scarico un po' complicato con la ricezione complicata di Winston che deve inventarsi qualcosa, si alza, poi c'è il ferro e il rimbalzo colto dal Bayern di Monaco, lo ha detto Trinchieri nell'intervallo lungo, mi sento di dire che la differenza la faranno i rimbalzi, e questo offensivo è appannaggio del Bayern. Yaramaz con l'ennesima sgassata, poi Zips, qui il possesso un po' complicato da parte di Paul Zipser che si va un po' a infangare. Pangos, lo scarico dal pitturato verso Devon Hall che cerca di andare fino in fondo, ancora si stringe su di lui da difesa del Bayern. Hall voleva il fallo, non è ravvisato dagli arbitri, il fallo arriva invece da parte di Nick Melli. Siamo ancora nelle parti iniziali di stagione, ma queste squadre sanno che riuscire questa sera per i rispettivi motivi ad averla franca ha un suo valore di fondamentale importanza. Tonut fa ripartire l'Olimpia Milano, poi Pengos sul fronte sinistro, Brandon Davis quasi col blocco involontario, ancora l'ex Umana Reyer Venezia prova ad uscire dai blocchi Pengos, poi chiede Brandon Davis di aspettare a Tonut, riceve ora l'ex Barcellona, fischiato però il fallo in attacco proprio al lungo statunitense naturalizzato ugandese. La pena ribadirlo, perché insomma non stiamo parlando di macchine ma ovviamente di esseri umani. Yaramaz contro Pengos,
torna sulle sue vie per trovare la giusta spaziatura, rolla verso il canestro ancora Gillespie, si va invece dalle parti di Zipser che attacca verso la linea di fondo contro Melli che lo ferma, però Gillespie riesce ad arrivare, suona la sirena dei 24, arrivano gli applausi di Ettore Messina, le gemme in attacco, Nick Melli ce ne fa vedere anche una in difesa su Paul Zipser. Se ne dovrà fare una ragione l'ex tecnico di Cantù, tre volte campione di Germania con il Bros Bamberg. 5 minuti e 48 secondi e salvo overtime sapremo se l'Olimpia otterrà la terza vittoria di questa sua Eurolega oppure se il Bayern otterrà la sua prima. Intanto Pengos dalla distanza, niente da fare, Heinz prezioso come di consueto a rimbalzo, peccato non poter vedere la sfida nella sfida con Otello Hunter all'angolo per Melli, niente da fare questa volta per il capitano dell'Olimpia, più uno ancora per il Bayern, Winston fuori per Yaramaz, catch and shoot, niente da fare. Poi Melli e Heinz in qualche maniera mettono ordine e Pengos al piccolo trotto cerca di gestire il ritmo dei suoi. Da Melli si passa ancora nei pressi del canadese con cittadinanza slovena che riesce a eludere Gillespie dalla distanza grazie all'ausilio del ferro, Nick Melli che mette nel suo repertorio questa sera anche la conclusione da casa sua, due triple su tre tentativi. Beh, se possiamo dire che è la partita di qualche giocatore, mi sento di dire che fino a questo momento sì, sarà la partita di Cassius Winston, ma sicuramente è anche la partita di Nick Melli. 17 punti per il numero 9, Yaramaz col passetto indietro, solo il ferro per lui. Olimpia Milano avanti di due lunghezze, si continua a battagliare da una parte e dall'altra. Pengos varca ora camminando di fatto la linea di metà campo, Yaramaz gli concede l'esterno, c'è Heinz che gli indica la via, Pengos se la prende, parabola che va solo sul primo ferro. Winston, squadre che palesemente stanno cercando di raschiare il fondo nel barile delle energie, ancora il numero 5 per Yaramaz che perde inizialmente il contatto col pallone, poi lo recupera, passano i secondi, 7 a disposizione del Bayern per inventarsi qualcosa, la palla non circola, allora Winston deve inventarsi qualcosa da solo, non ci riesce, Brandon Davis la regala di fatto a Zipser. Tra l'altro Alba Berlino che insieme al Baskonia potremmo definire tra le sorprese positive di questa prima parte di Eurolega. Fa 2 su 2 Zipser, nuovo punteggio di parità tra le due squadre, stavolta a quota 74. Zipser che aumenta il suo bottino personale fino a 13 punti. 4 falli di squadra per l'Olimpia Milano, 3 minuti e 45, forse al gong finale. Devon Hall, Weiler Bebbe prova a sfruttare tutte le sue capacità difensive contro il rientrante Billy Baron, poi Heinz col solito lavoro sporco, ancora Baron col crossover cercando di far perdere le sue tracce, si appoggia al vetro, poi cade rovinosamente verso un fotografo che è il quarto miglior giocatore di questa Eurolega per triple realizzate, di media anche 3.3 assist, era stato top scorer contro l'Asvel con 18 punti conditi da 5 assist, il cestista statunitense ex Zenit e Stella Rossa che ha ora una quarta possibilità personale chiaramente all'interno di questa sua partita, ma non riesce a colpire stavolta e Olimpia Milano avanti di un solo punticino, ma ormai è una partita che lo abbiamo capito da un bel pezzo si giocherà sui dettagli. Winston cercando di trovare un compagno, poi va ad attaccare Billy Baron sempre col palleggio incrociato, però vedete che per lo più il Bayern si sta affidando a soluzioni personali, ma Cassius Winston anche senza movimento e circolazione di palla stasera, come avevamo detto di Nick Melli, è in versione mostro cestistico. 18 punti per il numero 5 che qui davvero dal nulla ha pescato un canestro clamoroso, quello del 76 a 75. 5 secondi a disposizione dell'Olimpia Milano con Devon Hall, si alza anche lui dal nulla, si sta giocando con isolamenti da una parte e dall'altra, le gambe iniziano un po' a cedere, allora si fa riferimento all'estero dei giocatori come Vladimir Lucic annullato dal solito straordinario Kyle Heinz senza patire particolari problemi, qui la solita scelta di tempo clamorosa senza senso di Kyle Heinz che va a cancellare
L'Audi Dom alza il volume nel momento decisivo del match. Weiler Beb ci prova Ops cadendo indietro stavolta, nonostante il rilascio sia stato con tempo minimale, non arriva il gran canestro. Allora da Nick Melli per Pengos col blocco portato da Heinz, ancora Pengos con un angolo di tiro molto molto complicato. Ricasi sì, vediamo se varrà la regola anche questa sera. 2 minuti e spiccioli e il gioco riprende. Pengos contro Lucic, prova l'accelerata, poi il passetto indietro di Pengos, solo il primo ferro, esulta l'Audi Dom. Prova a ragionare Winston, ma chiaramente è difficile da una parte e dall'altra, nonostante gli schemi disegnati, andare con lucidità. E infatti Winston stavolta deraglia, prova Pengos a mettere un po' di lucidità all'interno di questi ultimi minuti, ma come detto vale soprattutto la voglia di vincere e le ultime energie rimaste. Ancora il 5 contro Wimberg, dentro da Heinz che sfida Weiler Beb e rimessa offensiva per l'Olimpia. Heinz, l'end off per Pengos che ha spazio per andare fino in fondo, non riesce però sul più bello a realizzare i 2 punti, perché in recupero riesce a rimontare la difesa del Bayern. Winston, nell'ennesimo possesso della sua partita, sfida tra numeri 5 con Pengos sotto il battimani dell'Audi Dom. Mezz'angolo per Lucic, una tripla di fondamentale importanza quella di Vladimir Lucic, che pesa 1 tonnellata, la seconda personale in questa partita per il nuovo più 2 del Bayern sotto il frastuono dell'Audi Dom. Pengos, l'Olimpia Milano ormai non può più guardarsi alle spalle. Tonut va a superare proprio Winston, lo schiacciato per Heinz col fallo fischiato contro il Bayern di Monaco, tra l'altro lunetta anche per Heinz chiaramente, perché il Bayern ha esaurito il bonus glaciale grazie anche all'ausilio del ferro Kyle Heinz sullo sventolio delle bandiere del Bayern. Kyle Heinz, giocatore abituato ad avere un certo sangue freddo. Rimessa effettuata, 79 pari dopo il 2-2 di Kyle Heinz dalla lunetta. Winston, si decide Bayern Monaco Olimpia Milano, attacca verso il canestro, alza un'altra parabola, non proprio sul finale ma giù di lì di Kostas Lucas. Vedremo quello che accadrà stasera, intanto mancano 30 secondi, 81-79, ed è un possesso che dire importante è poco. Pengos contro Wimberg, va sul fronte sinistro per il tentativo da 3 di Billy Baron. Che tripla, che personalità del numero 12. Parla fino all'ultimo canestro, avevamo detto delle possibilità e delle realizzazioni balistiche del Bayern. 13 triple al riferto, quella importantissima di Lucic qualche minuto fa, ma per peso specifico questa di Billy Baron, la prima tripla. E l'Audi Dom che prova a scaldarsi, e se il possesso era fondamentale prima, sarà ancora più fondamentale ora per il Bayern. Vediamo se riesce a inventarsi un'altra prodezza Winston, su di lui si staglia proprio Baron, ancora Winston, se la va a giocare in uno contro uno, cadendo indietro, niente da fare, poi Heinz che non riesce a mantenere questo possesso. Rimessa affidata come di consueto a Winston, poi c'è il fallo di Baron, che fino a questo momento in questa partita non ha ancora scagliato tiri liberi. Il primo non va a referto, non vede lo spettro della sconfitta nei regolamentari, usiamo sempre il condizionale nel basket. Se dovesse sbagliare Weiler Beb e l'Olimpia va a rimbalzo, è tutta un'altra storia. Seconda parabola, poi fuori, poi la prende Baron, 1 secondo e 7 decimi, esulta l'Olimpia Milano, predica calma Messina, ma è quasi fatta, perché lo 0-2 di Nick Weiler Beb condanna quasi definitivamente il Bayern di Monaco. La palla pesava non 1 tonnellata ma qualcosa in più. Lunetta per Baron, glaciale come quella tripla che probabilmente è la giocata di questa partita. +2 per l'Olimpia Milano dopo il fallo, poi cerca in qualche maniera il Bayern di Monaco con il buzzer beater che avrebbe portato in casa bavarese un successo incredibile.
le mani in testa da parte di Paul Zipser. Sono quasi tutti increduli alla sirena finale, perché al termine di una battaglia cestistica che sicuramente ricorderemo a lungo, l'Olimpia Milano batte il Bayern Monaco all'Audi Dome di Monaco di Baviera 83-81.